Cari amici utenti dell'Inchiostro Fresco, siamo a Novi Ligure, precisamente in Vico al Teatro, Vico Teatro, appunto un po' diciamo nel fianco destro del teatro Romualdo Marenco, fu Carlo Alberti. E l'operatore Giambattista Cassuno sta filmando i conteggi. Come potete vedere sono i conteggi dei lavori che sono partiti l'11 giugno 2015 dopo una conferenza stampa pubblica dell'amministrazione comunale che ha spiegato come con quella data sarebbero sanciti l'avvio dei lavori. Da un punto di vista di costi, adesso magari andiamo più avanti, da un punto di vista dei costi, la Fondazione Marenco, che è la fondazione di vita a questo immane lavoro, ha stanziato 4 milioni di euro. C'è da dire che però la storia è una storia lunga, perché noi abbiamo parlato del 2015, ma è almeno dal 1981 che si parla, si discute, si fanno lavori, si stanziano fondi per il teatro. Infatti ci siamo appuntati come il primo e il secondo lotto siano costati quasi 6 miliardi delle vecchie lire, pari appunto a sostanzialmente a 3 milioni di euro. Quindi i 4 della Fondazione Marenco, i 4 attuali, più i 3 pregressi, per un totale di 7 milioni. Vogliamo ricordare anche che il progetto vincitore è stato quello dello studio Luciano Grossi Bianchi, mentre invece quello del concorso per idee indetto nel 2006 è stato vinto dallo studio Giovanni Grossi Bianchi. Come 34 anni per discutere, per fare i conteggi, quando gli avi, i nostri bisnonni, ci hanno messo 3 anni scarsi per costruirlo, dal 1837 al 2 ottobre 1839, il giorno dell'inaugurazione in Pompa Magna. E insomma, abbiamo visto come questi ponteggi siano sostanzialmente dal luglio di quest'anno, del 2015, che sono così, come li vedete qua.